La Corte di giustizia ha affermato l'obbligo per lo Stato di disapplicare le norme che siano in contrasto con i principi affermati, il che significa che un dirigente dell'ufficio tecnico e non solo un giudice, in presenza di una istanza di rinnovo automatico delle concessioni, deve disapplicare le eventuali norme che invece prevedano questo rinnovo automatico. E noi sappiamo che la questione è nata già per il fatto che il governo ha adottato un provvedimento di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2024, entrando in contrasto addirittura con la sentenza della donanza plenaria del Consiglio di Stato che aveva fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il governo doveva e deve procedere ad una eh, disciplina eh, organica di tutta la materia. Per quanto riguarda invece eventuali eh, diritti di, di, di prelazione, chiamiamole banalmente corsie preferenziali per i vecchi concessionari, eh, ci sono secondo lei spiragli da questo punto di vista o no? E questa è una tesi che ho sempre sostenuto, cioè è inutile impuntarsi contro eh, le procedure concorsuali che ormai sono necessarie, ma bisogna lavorare nel decreto che dovrà regolamentare le procedure concorsuali per prevedere un punteggio premiale nei riguardi di coloro che hanno investito nelle eh, iniziative delle concessioni demaniali, che hanno presentato delle eh, caratteristiche peculiari sulla difesa del territorio, sulla assunzione di personale, sulle caratteristiche delle imprese familiari. Lì si può lavorare perché attraverso queste, eh, diciamo, questo punteggio premiale si possono in qualche modo difendere gli interessi di queste antiche imprese che da decenni operano sul territorio e che hanno contribuito a valorizzare il territorio. Ma senza le procedure concorsuali io ritengo che non si possa andare da nessuna parte. L'unico limite che è stato posto dalla Corte di Giustizia è che si deve essere, deve essere in presenza di un numero limitato di concessioni da segnalare segnare, cioè deve essere una scarsità delle risorse, solo in questo caso è obbligatorio il procedimento concorsuale e quindi sarà anche necessario una ricognizione sui vari territori, pensiamo alle coste della provincia di Lecce e del Salento, per verificare se il numero delle concessioni assentibili sia un numero limitato o meno. Se il numero è limitato è chiaro che queste concessioni vanno a concorso. Si se invece vi fossero possibilità illimitate si potrebbe eludere la procedura concorsuale.